Il Vasto Marina quasi all'ultimo secondo riesce a superare il Lanciano, decisiva la rete di La Rivera arrivata al 47esimo della ripresa. Ma andiamo per ordine, nei locali Borrelli schiera il solito 4-3-3, Galiè va in panchina prima da titolare per il portiere Cuomo, ex Casalbordino. Nei rossoneri reduci da tre sconfitte consecutive, Pasculli manda in campo uno speculare 4-3-3. Passano meno di 4 minuti e il Vasto Marina è subito pericoloso. De Vizia crossa dalla destra, pallone intercettato con un braccio da un difensore e il direttore di gara senza alcuna esitazione assegna il penalty. Questo il contatto. Sul dischetto va Fieroni che si lascia ipnotizzare da Elesai. Quest'ultimo indovina l'angolo e salva il risultato. I padroni di casa ci riprovano al 14esimo con un colpo di testa di Benedetti che manda alto sopra la traversa. Il Lanciano si vede dalle parti di Cuomo al minuto 19 con una torsione di Campagnol che non trova la porta. Da qui a fine primo tempo non succede altro, si va a riposo sullo 0-0. Con le immagini di Max Daddario passiamo alla ripresa. Il Vasto Marina riparte bene al sesto incornata di Letto, ma non inquadra il bersaglio grosso. Al 17esimo finalmente pericolosi i rossoneri con Iseni che si divora un gol clamoroso. Il suo colpo di testa va alto sopra la traversa. Al 28esimo occasionissima per De Vizia dopo assist al bacio di Fieroni. Il numero 7 la piazza senza però centrare lo specchio della porta. Al 35esimo con conclusione ad incrociare di Bodo, la palla deviata e smorzata finisce a lato. Minuto 42, il Lanciano aumenta la pressione, sfiora il gol, colpo di testa di Capitan Scipioni che per pochissimo non sigla la rete del vantaggio. Al 47esimo La Rivera, da poco entrato, riesce a sbloccare la gara con una conclusione velenosa che non lascia scampo a Elesai. Da qui a fine gara non succede altro, il Vasto Marina torna alla vittoria e sale a quota 27 in classifica. Il Lanciano fa troppo poco per tutta la gara e inciampa nella quarta sconfitta di fila. Borrelli, una vittoria arrivata nel finale, ci avete creduto fino alla fine? Sì, hai detto giusto, un ringraziamento speciale ai ragazzi ma soprattutto alla cantera di questa società. Oggi c'erano i fratelli Santoni in campo e la soddisfazione più grossa è aver vinto con una squadra blasonatissima, con una banda veramente di ragazzini, al fare ha fatto gol alla fine Francesco che fa tanti sacrifici e che è comunque nel 2005. Quindi alla fine elogio ai ragazzi, ma a tutti, dal primo all'ultimo. Lo ribadisco, la classifica non premia assolutamente quelli che sono i nostri valori. Ci siamo tutti ammucchiati lì, inizia adesso veramente il campionato, noi ci crediamo e andiamo avanti per la nostra strada in maniera, come dire, vivace, convinta e con tanta umiltà. Venivate da un momento difficile, però vi siete subito ripresi. Ma più che un momento difficile, a Ponte Vomano, sinceramente, come ho detto domenica scorsa, si gioca un altro sport che non è calcio, quindi questa è una squadra che gioca a calcio, su un campo nel quale non si può giocare a calcio, indubbiamente fai fatica, ma ad ogni modo, se avevamo sbagliato a non adattarci, il premio più grosso è proprio questa vittoria, ma la vittoria veramente del gruppo e del lavoro, perché noi da agosto che lavoriamo, la distinta oggi era imbarazzante per il numero dei fiori di quota, ma soprattutto anche per età media della squadra, e questa è la soddisfazione per quello che mi riguarda più grande, che mi appaga di tutto, e sono veramente contento, contento, contento. Siamo in compagnia del direttore sportivo del Lanciano, una sconfitta forse immeritata. No, per me, per l'atteggiamento che abbiamo avuto, non ci sono scusanti e né alibi, anche se c'era mezza squadra fuori uso, ma quell'atteggiamento là noi meritavamo un risultato ancora più secco come sconfitta, perché il Bacigalupo Vasto ha meritato di vincere e poteva vincere ancora di più. Quindi non ci sono scusanti, è colpa della squadra, perché mentalmente non sono scesi in campo. Quindi prenderemo dei provvedimenti e da domani ricominciamo ad allenarci, non da martedì.